Prima pizza decente con il forno F1P150H, poiché nei precedenti impasti e pizze ho avuto problemi o strecciando la pallina, perché facevo impasti da quattro panielli e i giorni successivi non so, non andavano più bene, logicamente. Allora ho fatto un impasto istantaneo con 2 ore di lievitazione da due panielli, uno l'ho usato adesso e uno lo userò domani. L'apertura è venuta perfetta e ho imparato anche le temperature del forno, che sono diverse da quelle che si usano ad esempio per la teglia. Nella teglia ti dicono la temperatura, che è da 220, 250, 260, e il tempo aumenta ed è sempre quello. Qui in pratica io mettevo 300 il cielo e 300 circa la platea, ma era troppo poco, perché le temperature effettive non sono quelle. Di conseguenza, ho capito che bisogna aumentare il cielo al massimo. L'ho messo a 4,50. La platea, se la mettevo anche a 300, l'ho visto anche a 3,50, ma si bruciava totalmente il fondo. Di conseguenza, ho visto un video che lo proponeva a 150, mi sembrava poco. Ho messo 2,50. E la cottura devo dire che è riuscita ottimale. Devo migliorare la forma, cioè il cornicione in pratica, perché io voglio farla col cornicione, a differenza di alcune pizzerie che ho visto che lo fanno senza, oppure vanno in velocità. Io vorrei curare più anche il cornicione, farla bella grande anche il cornicione. E tutto sommato adesso spero di imparare presto, come avevo imparato con il forno piccolo, che usavo quella tecnica di infornaggio con le due palette, mi ero disabituato alle modalità regolari. E adesso, già domani, spero di riuscire meglio di oggi, insomma. Qui sto eseguendo la farcitura con capperi e pezzettini di acciughe, 100 g di mozzarella proteica con 70% di grassi in meno, senza lattosio. Sarebbe di quelle molto acquose. Allora io cosa ho fatto? L'ho messa nell'acqua calda a 80 gradi circa e gli ho fatto perdere tutta l'acqua. Diventata solida come i panielli quelli per pizza e logicamente perde il 25% del peso circa, di conseguenza è più di una mozzarella per raggiungere i 100 grammi. Alla fine 25% in più, sempre pochi grassi, saturi in più ci sono, comunque proprio si parla di 1,5 grammi circa, che è buono. Di conseguenza ci sono anche un po' più di proteine.
Mando il video della cottura velocemente. La pizza ha impiegato solamente 2 minuti e mezzo circa a cuocersi, pochissimo. Nonostante l'irregolarità del cornicione, posso ritenermi soddisfatto, essendo appunto la prima eseguita con le modalità idonee, che andrò a eseguire anche nelle prossime, ovvero sia di apertura della pallina, sia che di temperatura di cottura, e anche ovviamente in fornaggio con la pala, che mi trovo un po' in difficoltà con la pos nuova posizione, lunghezza della pala e anche i movimenti da fare, che devo decidere quali movimenti eseguire tra quelli disponibili, insomma, senza fare confusione tra l'uno e l'altro, ovvero tra quello rilasciandola poco a poco la pizza, oppure facendo lo scatto veloce, che è più difficile, anche diverse persone mi cercavano di crearmi confusione. Alla fine, comunque, da domani si vedrà. La pizza è buona, appunto sottile, il cornicione croccante all'esterno e morbido dentro. Considerando che ho utilizzato una semplice farina Caputo Rossa, ho aggiunto anche un po' di malto. Ho usato anche ingredienti semplici, vedremo le prossime con ingredienti più elaborati. Alla prossima dunque.